Il messaggio è: bisogna fare il vaccino perché proteggiamo noi e proteggiamo soprattutto gli altri. E abbiamo ovviamente attivato ancora in maniera più forte e sensibile il coordinamento nazionale di protezione civile. Ieri abbiamo fatto il secondo comitato nazionale di protezione civile, che come sapete è il comitato che riunisce tutte le strutture, le componenti del sistema di protezione civile nazionale, regioni, volontariato, strutture operative. Abbiamo fatto il punto operativo della situazione proprio per limare quelle disequilibri che negli ambiti regionali, come avete sottolineato e come ha detto prima il commissario Figliolo, esistono. Quindi credo che stiamo in un buon punto di condivisione anche con i nostri amici delle regioni. Avete già fatto una stima di quanti saranno i volontari della protezione civile impegnati? Guardi, i volontari, io ieri ho appunto attivato il volontariato nazionale e territoriale di protezione civile, quindi questo è un altro punto in avanti importante. Tutte le strutture sono autorizzate dal Dipartimento Nazionale ad operare. Ovviamente questo, come sapete, è uno strumento che viene messo in mano alle organizzazioni regionali. Oggi le regioni sanno che possono attivare il proprio volontariato e avranno copertura da parte del Quindi una stima, nazionale. Un numero, quale può essere? Guardi, è la stessa stima dei medici di famiglia. Lei dice sono 42.000 medici di famiglia, quanti ne opereranno? Voi ne avete 300.000, no? Noi abbiamo 300.000 volontari, ma se io dicessi che tutti i 300.000 saranno impegnati, direi una cosa ovviamente che non sta. Saranno impegnate quelle migliaia di volontari che le regioni richiederanno a supporto delle strutture vaccinali. Ovviamente è un mondo molto variegato, molto operativo e molto pronto. Io ho condiviso questa linea con le associazioni di volontariato in una serie di riunioni, sono pronti a fare la propria parte, ovviamente sapendo che il volontariato di protezione civile è un volontariato specializzato, organizzato e che è in grado di fare, diciamo, un buon supporto.